Ed eccoci arrivati al nostro appuntamento quotidiano con l'Asset Management TV Week che è stata protagonista di questa settimana sulle fonti TV e siamo arrivati a un momento importante perché prendiamo come punto di riferimento un asset di cui parliamo settimanalmente come di tutti gli altri, però diciamo a cui abbiamo dedicato un appuntamento particolare, peraltro che sta riscuotendo sempre più successo perché c'è sempre più interesse da parte anche di tutti voi che ci seguite e mi riferisco ai certificati. Intanto vi invito a prendere visione dei nostri eventi proprio sul nostro sito lefonti.tv. Vedete proprio inquadrata la tavola rotonda che a breve partirà e così avete anche uno spoiler rispetto agli ospiti che ne parleranno con me. Tattiche vincenti per ogni situazione, come rendere il portafoglio resiliente per adattarsi alle diverse fasi di mercato. Certificati possono supportare le esigenze di più investitori. Partiremo proprio da qui, anzi partiremo come leggete in sovrimpressione. Impressione perché prima volevo anticipare questo argomento, una conoscenza e una guida un po' pratica per il mondo dei certificati, perché insomma mi sento di fare insieme ai miei ospiti un breve riassunto di quello che questo mondo può offrire anche per chi magari non lo conosce nel dettaglio. Un po' di formazione fa sempre bene. E allora, li avete già visti inquadrati nelle fotografie del nostro sito, ma li vado a salutare. Riccardo Falcolini, Sales Public Distribution Italy per UniCredit. Riccardo, ben trovato, mi riferivo proprio a te, al nostro programma Zoom Certificates, no? Prima, ben trovato. Esatto, ciao Manuela, buongiorno a te, buongiorno ai miei colleghi che sono collegati quest'oggi, buongiorno a tutti gli amici che sono collegati anche oggi in un appuntamento leggermente diverso dal solito, ma sicuramente molto molto interessante. Assolutamente, che durerà fino alle 12, quindi avremo veramente un po' di tempo per parlare. Scriveteci, anzi, se volete chiederci qualcosa. Saluto Luca Comunian, Head of Marketing Distribution Business per BNP Paribas Investimenti. Luca, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito, buongiorno Manuela e buongiorno a tutti gli investitori che ci seguono. Saluto Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution per Italia Fontobel. Grazie Jacopo anche a te naturalmente. Ciao Manuela, grazie a voi per l'invito, sempre bello partecipare a questi eventi con sede di scambio di idee con colleghi e investitori, grazie a tutti, è un piacere. Grazie Jacopo, a te. Infatti lo scopo è proprio questo, creare sempre più rete e sinergia tra i vari attori, diciamo, di un tema. E saluto Dulcis in fundo Pierpaolo Scandurra, direttore certificati e derivati. Pierpaolo, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Ottimo, ecco Pierpaolo mi aiuterà, facciamo così, in veste, te lo dico in diretta, insomma, mi aiuterà un po' anche a moderare questa tavola rotonda, facendo un po' da sintesi rispetto a quello che gli altri relatori, gli altri amici diranno. Allora, Riccardo Falcolini, io partirei proprio da te, con un primo giro di domande, poi insomma una domanda che girerò a tutti quanti, però parto da Riccardo Falcolini perché è un punto su cui ci concentriamo molto ogni settimana, cioè il lato più educational della questione. Riccardo, insomma, c'è bisogno sempre di conoscenza, questo è ovvio, ma soprattutto forse per un settore, quello dei certificati, che non è ancora conosciuto da tutti e che invece rappresenta un ottimo spunto, un ottimo comparto per quando si parla di investimenti. Quindi ti chiederei di dirci la tua rispetto alle potenzialità del mondo dei certificati, perché bisogna tenere presente i certificati quando si pensa a un portafoglio di investimento. Sempre a partire dalla parola diversificazione, che è la base di ogni tipo di investimento. A te. Assolutamente sì, intanto grazie Manuela. Io vorrei ripartire riprendendo una frase di Pierpaolo, proprio di Pierpaolo di qualche mese fa, che ha citato durante una nostra trasmissione del mercoledì, in cui parlavamo appunto dei certificati e io avevo identificato e etichettato i certificati come uno strumento innovativo. In realtà è uno strumento innovativo che sta però riscuotendo sempre più successo ed è sempre più presente all'interno dei portafogli della clientela ed è sempre molto molto consultato dai consulenti finanziari grazie proprio alle sue finalità, soprattutto grazie al fatto che
nel mondo attuale e sui mercati attuali permette, insomma, di incassare dei rendimenti che con altri prodotti non è possibile al momento ricevere. Allora, diamo, prima di passare un po' nel vivo, appunto, Manuela, magari andiamo a ricalcare quelle che sono le caratteristiche dei certificati che abbiamo fatto inizialmente, quindi ad inizio delle nostre prime puntate, e che però è bene sempre ricordare. Allora, che cosa sono i certificati? I certificati sono dei derivati cartolarizzati il cui valore dipende dall'andamento di uno o di più sottostanti. Ok, quindi in questo caso noi, poi ci saranno le varie declinazioni, appunto, di certificati, e come sottostante possono esserci, appunto, azioni, tassi di cambio, materie prime, indici. Quindi il ruolo in questo caso degli emittenti di Unicredit, come anche quello dei miei colleghi, è quello di creare, di strutturare e di quotare sui mercati e sui segmenti di borsa italiana, in quanto ricordiamo questi sono dei prodotti quotati su CertX di EuroTLX e su SEDEX di borsa italiana, questi derivati. Ovviamente sì, il ruolo dell'emittente, Manuela, è quello di trovare sempre delle forme e delle novità che permettono, appunto, di insomma, di ricercare dei rendimenti, di essere sempre aggiornati alle condizioni di mercato e che diano dei nuovi spunti e dei nuovi interessi non solo per la clientela, ma anche per i consulenti finanziari che, appunto, sono alla ricerca di rendimento. Altro ruolo importante, poi lascio la parola anche ai colleghi, degli emittenti in questo caso, è l'attività di market making. Quindi l'emittente non solo ha l'idea e struttura il prodotto che poi viene quotato sul mercato, ma funge successivamente anche da market maker, garantendo la liquidità del prodotto e permettendo di conseguenza alla clientela di poter acquistare e rivendere, quindi liquidare le posizioni nel momento più opportuno in cui lo ritiene utile, ovviamente in base alle proprie strategie, che possono essere di medio, quindi scusate, di breve, di medio o di long term. Okay. E insomma, quindi lascio magari eventualmente a Luca, Jacopo. Sì, 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 guarda Riccardo, mi hai dato un assist che giro direttamente a Luca Comunian, magari vado da lui, rispetto proprio anche alla tipologia degli investitori, no, a cui ci riferiamo. Chiaramente la risposta è abbastanza ovvia, però magari a partire dalla differenziazione dell'offerta di certificati, ripartiamo, insomma, dalla domanda che ho fatto anche a Riccardo, Luca, cioè quali sono secondo te i punti di forza di questo strumento, appunto a chi si rivolge come strumento, e soprattutto perché, insomma, bisogna considerarlo come asset all'interno di un portafoglio di investimento. Riccardo parlava di uno strumento innovativo, del fatto che possa dare nuovi spunti all'investitore, insomma, quindi cerchiamo di aggiungere dei tasselli. Io partirei complementando un po' quella che è stata l'introduzione di Riccardo, partendo anche da qualche numero. È un mercato che, come dicevamo, è in forte evoluzione, ma anche in forte crescita. Sono stato prima di questa trasmissione a vedere qual è stata l'evoluzione anche sul mercato primario, perché siamo all'Asset Management Week, la trasmissione, dove non dobbiamo dimenticare che questi prodotti vengono anche venduti sul mercato primario da primarie banche, ma anche reti di consulenza finanziaria, nonché poi da consulenti indipendenti. Quindi è uno strumento che ha vari canali di distribuzione. Il mercato primario più di dieci anni fa contava 4 miliardi di euro, oggi siamo intorno ai 20 miliardi, quindi è stata una crescita esponenziale. Certo, c'è ancora tanta strada da fare per far sì che diventi uno strumento sempre più comune all'interno dei portafogli, e l'educazione che anche, appunto, le fonti fa, di cui ringraziamo, è fondamentale, è un mezzo fondamentale affinché questo prodotto sia sempre più conosciuto, vengano capite pregi e difetti, vengano anche sfatati determinati miti affinché se ne faccia un uso sempre più consapevole. Il sì. Mercato secondario invece di borsa italiana conta più di 30 miliardi, è arrivato anche in alcuni anni a superare i 40 miliardi di euro scambiati, e quindi siamo sicuramente in un contesto in cui anno dopo anno vediamo sempre più diventare questi strumenti comuni. Grazie anche, devo dire, a tante reti di consulenza finanziaria e di banche, comprese private banks,
che negli ultimi anni, e noi ne siamo testimoni perché abbiamo accompagnato tante reti su questo mercato, hanno aperto a questa tipologia di strumento. Sono strumenti tra l'altro particolarmente flessibili, pertanto permettono di implementare diverse strategie di investimento. Ma anche arriviamo addirittura, argomento che magari non tratteremo in questa trasmissione, ma lo faremo volentieri nelle prossime, ad arrivare ai certificati cosiddetti a leva, quindi strumenti che possono anche amplificare quelle che sono le performance dei sottostanti. Fermandoci al tema dei certificati di investimento, sono varie le ragioni. Abbiamo due temi fondamentali. Il primo è quello di cosiddetto bond substitution. Sappiamo come il mercato italiano sia un mercato affezionato ai titoli di Stato in primis, ma anche a quello che è il mondo obbligazionario, che però negli ultimi anni per politiche monetarie e contesti di mercato ha sempre meno saputo dare dei rendimenti interessanti. Pertanto una famiglia che poi tratteremo, quella di Cash Collect, si posiziona proprio in quest'ottica di bond substitution, quindi okay. Prodotto che nel corso del tempo ha un rendimento periodico di tipo cedolare. Dall'altra parte invece anche possiamo posizionarli come equity substitution, perché sono ancora una volta prodotti che permettono di esporsi ai mercati finanziari, azionari, ma con ad esempio una protezione a volte totale, a volte condizionata, del capitale investito, e pertanto quindi offrono delle alternative anche al mondo azionario. Sono diversi poi i fattori, cito ad esempio il trattamento fiscale, pertanto permettono anche la compensazione di eventuali minusvalenze all'interno dei portafogli, e non da ultimo, permettimi, una questione di market access. Sempre più abbiamo, soprattutto in questi due anni, abbiamo visto come parte dei flussi si sono concentrati sui mercati ad esempio americani piuttosto che cinesi, sempre perché banalmente hanno avuto anche delle performance importanti che gli investitori ovviamente vogliono cogliere. Questi sono prodotti che rimangono quotati su Borsa Italiana o sul mercato CertX, sono denominati in euro e nella stragrande maggioranza permettono appunto di investire in azioni denominate in valute diverse dall'euro senza esporsi al rischio cambio, quindi con costi anche di transazione allineati a quello che è il mercato locale, investiamo in un mercato straniero e non siamo esposti al rischio cambio. Okay. Tutto questo ovviamente crea diversi vantaggi. Ok, poi li andremo anche a un po' a riassumere vantaggi, ma anche cercare di capire quali sono i rischi nel secondo giro di domande, perché porteremo degli esempi un po' concreti a seconda anche della scelta di ciascuno dei miei relatori, quindi entreremo un po' più nel dettaglio. Jacopo Fiaschini, arrivo da te sempre con la parte più educational. Si sono stati aggiunti altri elementi, uso consapevole, strumenti flessibili che implementano diverse strategie, quindi abbiamo allargato un po' l'ambito di indagine, abbiamo compreso che chiaramente sempre valutando quello che vogliamo ottenere da un nostro investimento possiamo davvero scegliere la tipologia di certificato che fa per noi. Insomma, a te, naturalmente mettendo insieme tutti gli elementi che sono arrivati per ora da Riccardo e da Luca. Sì. Ringrazio intanto il contributo di Riccardo e Luca, mi collego soprattutto al discorso di Luca perché credo fortemente che i certificati abbiano trovato terreno fertile proprio nella mancanza di rendimenti nel mondo obbligazionario e quindi si siano andati a posizionare come gradino intermedio tra fixed income ed equity, e quindi gli investitori invece che fare il passo lungo da fixed income a equity hanno trovato questo gradino d'appoggio costituito dalla nuova asset class di certificati. Ma volevo anche ricollegarmi a quella che è la descrizione del nostro evento, che dice: il certificato copre le esigenze di più investitori, giusto, ma andrei ad aggiungere che in realtà i certificati coprono anche più esigenze di un investitore, e è proprio quello che vorremmo approfondire oggi e far vedere che in realtà l'asset class è una macro asset class, ma all'interno questa macro asset class dei certificati non solo ci sono le quattro categorie che citava Luca, cioè capitale non protetto, capitale protetto, leva e capitale condizionatamente protetto, scusate, ma all'interno di ogni sottocategoria ci sono tantissime tipologie che non semplicemente una tipologia di queste è adatta a un particolare investitore, ma un investitore può trovare anche una sua portfolio composition tramite più tipologie di certificati che vanno a coprire esigenze differenti.
e questa è un po' la parte difficile nostra, andare a spiegare tutte quelle che sono le sfaccettature del mondo dei certificati, perché poi parlarne in generale è diventato, grazie anche al nostro contributo, ormai abbastanza facile, ma poi far vedere quelle che sono le varie particolarità da struttura a struttura non sì. è sempre facile, quindi siamo qui per quello. Assolutamente sì, bravissimo Jacopo. Allora, Pierpaolo Scandurra, da te e con te cerchiamo di fare un po' una sintesi rispetto a quello che abbiamo sentito finora, anche concentrandoci sul contesto di mercato, insomma, che ci troviamo di fronte oggi. Sì, innanzitutto devo dire che mi aveva incuriosito Riccardo Falcolini, all'inizio ha detto, ricordo una frase di Pierpaolo che però poi non ho capito quale fosse, quindi mi hai incuriosito. Del fatto che erano strumenti innovativi, che okay. io li avevo definiti strumenti innovativi, tu mi avevi giustamente corretto dicendo è vero, sono strumenti innovativi ma ormai stanno diventando sempre più comuni all'interno dei portafogli. Perfetto, e allora ti ringrazio perché per coerenza era proprio quello che volevo aggiungere anche adesso, e quindi evidentemente sei la entrato penso nei grandi che vengono citati, Pierpaolo, pensa un po'. Sì, da, sì, oddio, dire. Oddio, a volte si viene citati anche in un secondo momento, speriamo no, un po' ma no, vabbè, scusa, ma sei qui in tutta la tua, come dire, forza a raccontarci dei certificati, sì. quindi insomma va bene. No, bene, no, simpaticamente come sempre, insomma, quello che effettivamente insomma, ci tengo a ribadire è che è vero, noi oggi siamo qui ancora a definirli in qualche modo strumenti innovativi, ma perché? Perché c'è sempre più bisogno di parlarne, però per fortuna hanno ormai alle spalle molti anni, se consideriamo che insomma già nel 2006 si è iniziato a parlare di questi strumenti. È vero anche che ricordo che ancora oggi si definiscono gli ETF come strumenti nuovi, ma hanno ormai quasi 30 anni alle spalle, quindi strumenti innovativi sì, però più che altro ancora per il mondo forse della consulenza, che ci si sta avvicinando in maniera sempre più importante, come quello che diceva Luca poco fa, ovvero il fatto che finalmente anche il mondo della consulenza si sta aprendo all'utilizzo di questi strumenti, e per quella parte di investitori che a volte provano anche a fare un po' da sé, che si sono accorti di quanto i certificati possano essere utili in molti contesti di mercato. Pertanto innovativi perché rispetto a quelli tradizionali riescono ad offrire questa asimmetria di rendimento. Però per fortuna, ripeto, ormai c'è anche una storia alle spalle, no? Anche perché spesso quando si parte con strumenti nuovi, poi la preoccupazione è che manca uno storico, no? E quindi non puoi sapere come si può comportare quello strumento in un momento di mercato particolarmente negativo. E invece qui le abbiamo già vissute un po' tutte, dalla crisi del 2009 fino ad arrivare poi alla grande ripresa e nuovamente alla crisi Covid. E in questi contesti di mercato i certificati forse paradossalmente hanno mostrato la loro faccia migliore. Sì. Cioè, quello che ci tengo a sottolineare è che finché il mercato va molto bene, e lo vediamo insomma un po' su tutti i fronti, in particolare negli Stati Uniti ormai da molti anni, guadagnare non è difficile, perché poi alla fine basta acquistare e mettersi in trend e si riesce a guadagnare. Il problema è farlo quando invece c'è volatilità e ci sono momenti di mercato più incerti. Ecco, non so se siamo alla vigilia di un mercato incerto, per ora le banche centrali continuano a sostenerlo questo mercato, però sappiamo che se non è domani sarà dopodomani, ma insomma è solo una questione di quando, ma l'incertezza e la volatilità tornerà. Ecco, in questi contesti questi certificati aiutano per i tanti motivi che sono stati già illustrati dai precedenti relatori. Quindi credo e ripeto ancora una volta che questa capacità del certificato come strumento ormai affermato nei portafogli, ma che molti consulenti ancora devono apprezzare efficacemente poi nei portafogli dei loro clienti, questo strumento si adatti in tanti contesti di mercato e proprio quando c'è incertezza forse ancora di più. Perché? Perché hanno queste caratteristiche di difensività e sì. di protezione che li rendono estremamente efficaci in tanti contesti. E concludo, Manuela, e poi dopo ti ripasso assolutamente sì, sì. la parola per il prossimo argomento, che poi in realtà è un po' lo sviluppo di questo, perché c'è un altro tema che mi piace sottolineare. Per molti anni ho sentito dire che i certificati erano strumenti rischiosi e
talvolta anche che le cosiddette barriere di prezzo, quelle che vengono fissate per far sì che funzioni la protezione, venivano fissate su livelli che l'emittente poi alla fine pensava si potessero facilmente raggiungere. Ecco, sono due luoghi comuni che il tempo ha aiutato a sfatare. E perché? Perché poi in realtà abbiamo visto che non è esattamente così, cioè in realtà gli strumenti, più che essere rischiosi, i certificati, il rischio lo riducono, lo controllano grazie a questo meccanismo di protezione condizionata. E quindi ecco, questa è una cosa che ci tengo a sottolineare. Certo, è un po' un falso mito, esatto, un falso mito che dobbiamo assolutamente affossare, insomma, quindi è bene ricordarlo. Assolutamente, hai fatto benissimo, Pierpaolo. Vi avrei chiesto io il discorso, ma poi ci torniamo sicuramente con la presentazione di strumenti nello specifico proprio del rischio rendimento legati proprio ai certificati. Comunque intanto abbiamo già detto questo, che mi pare cosa buona e giusta. Allora, appunto, secondo giro di domanda è un po', come diceva anche Pierpaolo, un approfondimento e un risvolto pratico di ciò che abbiamo detto. Possiamo anche cambiare titolo, così andiamo proprio nel merito di quello che deve essere un portafoglio resiliente, con delle tattiche che possono garantire insomma una certa solidità in determinate situazioni. Riccardo Falcolini, ritorno da te, quindi a seconda della vostra sensibilità e di ciò che volete comunicare ai nostri amici che ci seguono, appunto andiamo a parlare di strumenti nello specifico, Riccardo, e li mettiamo poi a confronto. Sì, naturalmente, vai. E li mettiamo a confronto. Sì, diciamo, faccio anche una breve nota, mi ricollego anche a quello che diceva Pierpaolo. Il nostro ruolo in questo momento è quello proprio, l'ambito educational ha ricoperto un ruolo sempre più importante durante lo scorso anno e continua a ricoprirlo, continuerà ancora a ricoprirlo in futuro, tale per cui diciamo andiamo a sfatare tanti falsi miti dovuti magari alla non perfetta conoscenza di uno strumento e diciamo di cui magari si conosce solo largamente qualche caratteristica. Quindi appunto il nostro ruolo, oltre a quello di strutturare, di fare la market maker e quant'altro, è anche quello di diffondere un po' la conoscenza sui prodotti. E quello che noi facciamo, Manuela, settimanalmente durante le nostre trasmissioni, andando un po' a ricercare quelle che sono le occasioni principali sui mercati, le occasioni ovviamente sulla base del mercato e sulla base del contesto di mercato che noi viviamo quotidianamente o settimanalmente. Oggi, come dicevamo, ci confrontiamo e ci andiamo a soffermare su strumenti di investimento che sono solo una parte di quello che è il mondo dei certificati e che permettono alla clientela, insomma, di impostare delle strategie sul breve ma anche medio e lungo termine. E come diceva Jacopo in precedenza, il nostro ruolo è comunque quello di poter creare non solo tanti prodotti per più clienti, per una clientela molto vasta, ma anche per andare a soddisfare le esigenze dello stesso cliente, quindi diciamo, certo, creare, esatto, dare sì, una perché gamma, bravo Riccardo, anche questo, perdonami se ti interrompo, al di là del fatto che le persone hanno esigenze diverse, ma magari lo stesso cliente ha esigenze diverse parallelamente a contesti di mercato che cambiano, perché poi sappiamo molto bene che il contesto di mercato cambia, no? Quindi o magari vuole proprio inserire in portafoglio diverse tipologie di strumenti che vadano a parare più situazioni, ecco, anche questo bisogna dirlo. Esatto, esatto. E Luca in precedenza, sì, ha citato due esempi di strategie molto molto interessanti, che sono quella di equity substitution e quella di bond substitution. Sì, no? Sì. A mezzo dei certificati. Noi lo facciamo bene o male settimanalmente, indicando anche degli esempi pratici di certificati, magari lo vedremo successivamente uno nello specifico, perché è possibile impostare le strategie di questo tipo pur volendo rimanere concentrati su un determinato sottostante di particolare interesse per la clientela, perché appunto grazie al payoff asimmetrico del certificato che abbiamo già citato in precedenza, permettono insomma di investire nel mercato equity o piuttosto che sul sottostante, limitandone il rischio. E quindi in questo caso andiamo a soffermarci su quelle tipologie di certificati che sono i certificati a capitale condizionatamente protetto, Manuela, che permettono fondamentalmente all'investitore
di essere un po' più tranquillo rispetto ovviamente all'investimento diretto in equity. Ovviamente, Manuela, la tranquillità, noi parliamo di tranquillità, ma semplicemente dettata dal fatto che in questo caso il certificato permette di garantire la protezione del capitale fino a quando la barriera non viene infranta. Allora, spieghiamo anche un po' questo meccanismo del payoff asimmetrico e spieghiamo anche quali sono le aree di tranquillità e le aree, insomma, un po' più grigie o un po' meno efficienti del certificato rispetto all'investimento diretto. Ok, adesso Riccardo diamo delle informazioni flash, poi le andiamo a vedere concretamente con Pierpaolo anche tutte queste caratteristiche. Assolutamente sì, poi entreremo nel vivo di un prodotto, di un certificato. Allora, il certificato permette fondamentalmente, Manuela, di avere una situazione di tranquillità nella fase di lateralità del sottostante, in una fase di moderato rialzo oppure in una fase di moderato ribasso del sottostante stesso. Il moderato, quindi lateralità, quindi il certificato nelle sue varie sfaccettature, sia esso un bonus cap, un top bonus, piuttosto che un cash collect, permette insomma di incassare dei premi costanti nel tempo, se un cash collect, piuttosto che di incassare un bonus a scadenza della vita del prodotto, se ovviamente il sottostante si mantiene una certa lateralità, sia anche in una fase di rialzo del sottostante stesso. Ovviamente, qual è l'aspetto negativo in questo caso del certificato? Permette fondamentalmente di incassare solo parte dei guadagni e non tutto l'upside, l'eventuale upside molto elevato di un eventuale sottostante che possa essere un equity piuttosto che possa essere un indice. Quindi questo possiamo identificarlo come un cap fondamentalmente a quelli che sono i guadagni, ma permette anche di incassare un eventuale bonus piuttosto che un eventuale rendimento costante nel tempo, anche nel caso in cui il sottostante su cui il certificato è costruito scenda nei limiti della barriera. E questo è ancora un aspetto, diciamo, una nota positiva del certificato, in quanto, come dicevamo, il certificato permette di proteggere il capitale investito, permette di incassare anche dei premi costanti nel tempo, se il sottostante non va a infrangere la barriera. Qual è l'aspetto negativo invece? È che infranta la barriera si perde quella che è la protezione del capitale e il certificato diventa un replicante del sottostante stesso. Quindi abbiamo diciamo quasi brevemente, poi magari bisognerebbe entrare nel vivo singola struttura, abbiamo un po' elencato quelle che sono le caratteristiche, pregi e difetti dei certificati. Ottimo. Perché sceglierli? E poi passo la parola ai colleghi, perché in questo momento, che può essere magari un momento di incertezza, soffermandoci magari sul mercato italiano con un FTSE MIB che è a ridosso dei 27.000 punti ed è una quotazione che non si vedeva ormai da tantissimo tempo, non siamo ben certi su come possa muoversi appunto il mercato. Quindi la scelta dell'investitore è esporsi al rischio diretto piuttosto che trovare dei payoff come quelli dei certificati che possano permettere di calmierare la situazione sul sottostante, sia equity piuttosto che appunto un indice. Certo, intanto leggo anche i messaggi che arrivano e passo la parola a Luca Comunian, stessa domanda di base, insomma, di parlare di tipologia, di qualcosa di specifico, proprio mettendolo a confronto anche con ciò che diceva Riccardo Falcolini. Pierpaolo prima diceva, sfatiamo il mito per cui si pensa che i certificati siano rischiosi, allora sentite questo messaggio, a mio giudizio, ci scrive Alberto, i certificati permettono di differenziare, ovvero permettono di investire in un determinato settore senza avere gli stessi rischi rispetto a un titolo azionario nel medesimo settore. Vi chiedo allora, Luca, visto che partiamo da te, poi magari tutti possiamo dire qualcosa su questo, rispondiamo ad Alberto, ma insomma poi parliamo di, cioè, raccontaci quello di cui vuoi parlare tu nello specifico. Sì, anzi ringrazio per l'osservazione e il commento, perché mi dà anche modo di sottolineare un altro aspetto che fino ad ora non avevamo fatto. E lo comparo ad altri strumenti finanziari, che è la capacità di poter emettere un certificato in giorni, diciamo in qualche giorno l'emittente ha la possibilità di creare, ideare e quotare il certificato. Perché dico questo? Perché
altri strumenti finanziari invece, senza diciamo andare nello specifico, però hanno bisogno di una di un tempo tecnico che può anche essere mesi per poter essere creati e messi a disposizione degli investitori. Questo di fatto significa market timing. Penso ad esempio all'attualità, la crisi dei microchip, materie prime piuttosto che semiconduttori. La possibilità di avere un prodotto che ci permette di investire in una determinata tematica piuttosto che in un settore in pochissimi giorni è sicuramente un vantaggio, perché noi riusciamo a cogliere e a mettere a disposizione degli strumenti che ci permettono di cogliere determinate opportunità sul mercato. Quindi assolutamente sì, condivido l'osservazione e anzi ne approfitto per sottolineare uno di quelli che a mio avviso è tra i vantaggi di questo tipo di strumenti. Okay. Passando poi alla tua domanda, Manuela, qui siamo nell'ambito del capitale condizionatamente protetto, categoria forse più diffusa in questo momento di mercato. Cash collect spesso si traduce con strumenti di tipo cash collect. Noi abbiamo recentemente emesso due tipologie di questi prodotti. Quando parliamo di cash collect parliamo di strumenti che hanno 2-3 anni di durata, hanno la possibilità di ricevere un rendimento periodico che può essere mensile addirittura o trimestrale e, come diceva bene anche Riccardo, hanno la protezione condizionata del capitale a scadenza. Strumenti quindi ideali per sovraperformare i sottostanti in mercati laterali leggermente ribassisti o leggermente rialzisti. Usiamo la parola leggermente perché in caso sia un trend fortemente rialzista ovviamente conviene avere il sottostante, nel caso in cui il trend sia fortemente ribassista ovviamente anche qui il certificato perde la condizionalità della protezione e quindi viene equiparato al sottostante. La cosa è, noi cerchiamo di creare una sovraperformance nell'area di più probabilità di dove si può trovare il sottostante durante la vita e quindi nella fascia, diciamo, se guardiamo una curva gaussiana, ma guardiamo dove si concentrano le probabilità dei sottostanti, noi creiamo una simmetria in quell'area in quell'area lì per creare una sovraperformance. Detto questo, che è un po' la base della famiglia dei cash collect, ci sono varie soluzioni alternative, nel senso che possono essere aggiunte determinate caratteristiche che rendono il prodotto o più difensivo o magari più volto al rendimento. E questo, posso sottolineare una cosa, è anche un po' un vantaggio sicuramente, perché ci permette di andare a ritagliare i prodotti sulla base delle esigenze e su del contesto di mercato, però è anche uno svantaggio perché poi ci ritroviamo sul mercato con tantissime strutture, magari anche dei nomi diversi tra emittenti. Questo sicuramente è uno sforzo che dovremmo fare noi a livello di nomi e di nomenclature dei nostri prodotti, perché poi può creare, appunto, soprattutto per gli investitori o per i consulenti meno esperti del prodotto, un po' di confusione e quindi di diffidenza. Detto questo, BNP Paribas è arrivata sul mercato recentemente con due soluzioni: Maxi Cash Collect. Maxi Cash Collect si differenziano perché hanno il primo premio previsto trimestrale che è Maxi e quindi ha un ammontare superiore rispetto agli altri premi successivi, e questo ovviamente poi lascia spazio a vari utilizzi e a varie tattiche di portafoglio. E una categoria invece un po' meno vista che si chiamano Step Down Cash Collect. Alcuni emittenti anche come certificati e derivati invece lo chiama decreasing coupon. Uh-huh. Qual è la caratteristica? Abbiamo puntato molto quest'anno su questo tipo di struttura perché di fatto ci permette di avere dei premi che hanno una condizione particolarmente agevolata. Questi sono prodotti che arrivano a pagare i premi periodici mensili nel nostro caso fino a livelli di discesa dei sottostanti del meno 90, meno 80, meno 70%. Quindi okay, un po' vado contro a quello che avevo detto prima, quindi qui parliamo di ribassi, di forti ribassi. Nonostante questo, questi premi promettono di pagare un premio anche in questi scenari.
Quindi magari il premio ovviamente può essere meno importante rispetto a dei livelli più alti, però ci permette di avere uno scenario in cui anche in mercati fortemente ribassisti abbiamo un certo tipo di rendimento. E questo è buono ovviamente se guardiamo al rendimento, ma è anche buono se guardiamo alla protezione, perché nel caso in cui appunto i mercati siano ribassisti, dove si va a perdere la condizione di protezione del capitale, la barriera così profonda dei premi farà sì che a scadenza questi prodotti accumulino un monte premi che, sommato poi al residuo di valore nominale che restituirà il prodotto, andranno a creare una sovrapprotezione, chiamiamola, rispetto al rendimento del negativo del sottostante. Quindi la formula, quando dicevamo prima, sotto alla barriera, una volta rotta la barriera vengono misurati 1-1 col sottostante, in realtà grazie a queste barriere così profonde non è più 1-1 col sottostante, ma a questo 1-1 si sommerà tutto il monte premi che abbiamo ricevuto nel corso della vita, quindi andando anche a sovraperformare in mercati fortemente ribassisti. Ok, ottimo. Allora vado da Jacopo Fiaschini per stessa cosa. Chiedo anche a te cosa ti senti di segnalare e indicare ai nostri amici che ci seguono, anche magari cercando di capire come cavalcare un po' quelli che sono i mega trend alla luce della diversificazione, della ricerca della diversificazione, tenendo presente quello che tutti sappiamo, cioè siamo in un momento con tanti punti interrogativi, però analizzando proprio i mercati nel loro dettaglio, massimi comunque storie, cioè indici sui massimi, quindi massimi record che stanno mettendo ancora a punto alcuni indici, anche alcuni titoli per esempio che continuano insomma a essere al rialzo. Insomma, facciamo un po' il punto della situazione anche che ci circonda. Sì, la situazione di mercato di cui parlava Pierpaolo, soprattutto con tutti gli indici sui massimi, ma soprattutto gli indici di volatilità stabilmente sui minimi, è quella situazione che fa venire fuori quello di cui parlavamo, cioè l'incertezza massima, che poi è da tempo ormai che parliamo di questa incertezza, di attesi ribassi, ma questi ribassi non arrivano. Però, come diceva, e lo cito nuovamente Pierpaolo, spero di non offenderti, prima o poi questi ribassi dovrebbero arrivare, e quando questi ribassi arriveranno dobbiamo farci trovare pronti. Chiaramente la categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto è nata per questo, proprio per struttura ha una barriera, sono tollerati dei ribassi sui sottostanti, quindi di per sé il certificato a capitale condizionatamente protetto è una protezione. Dopodiché, come diceva giustamente Luca, noi emittenti abbiamo lavorato, e torniamo al discorso iniziale, per rispondere alle esigenze e alle pluri esigenze di un investitore, andando a trovare varie declinazioni di una sottocategoria, che è quella dei condizionatamente protetto, e quindi all'interno di questa categoria dei condizionatamente protetto, quindi barriera classica, siamo andati a proporre strutture quali la più famosa forse è quella dei fixed cash collect che sono nati prima, un'altra che è diventata ormai abbastanza rinomata è quella degli airbag, Sì. Che funziona, ricordiamolo, funziona come l'airbag della macchina, lo dice la parola stessa, no? Diciamo che protegge un pochino dall'impatto per eventuali rischi che ci potrebbero essere appunto sul mercato. Esatto, l'impatto di cui parliamo nello specifico con un certificato a capitale condizionatamente protetto è chiaramente l'evento knockout, quindi se la macchina si schianta e quindi accade un evento knockout, abbiamo una protezione aggiuntiva che è questo airbag che riduce l'impatto di questo scontro con la barriera praticamente. Certo. Senza entrare troppo nei tecnicismi, essenzialmente nel payoff finale si ottiene un'ulteriore asimmetria oltre a quella classica del condizionatamente protetto, perché la opzione airbag fatta con uno strike abbassato sul livello barriera consente di disallinearci dall'andamento del sottostante, e quindi questa è un'ulteriore protezione. Quindi le declinazioni di condizionatamente protetto che di natura sono protettivi sono molteplici e aggiungono ulteriori caratteristiche protettive a quello che può essere un investimento in un contesto di mercato come quello che stiamo vivendo. Ma mi viene da fare un ulteriore pensiero: indici sui massimi, VIX sui minimi, i certificati possono essere anche la scelta adatta in ottica consolidamento gain,
perché da questi rally infiniti di mercato chiaramente ci saranno investitori che si ritroveranno in portafoglio delle azioni o degli ETF con guadagni importanti. Passare da un'esposizione puramente azionaria come quella che ho appena detto e passare il capitale o parte del capitale su certificati a capitale condizionatamente protetto consente di mettere nel cassetto la performance fatta registrare e allo stesso tempo andare ad aggiungere un ulteriore cuscinetto, in questo caso non mi riferisco all'airbag, sì, ma di protezione. Sì. E questa è la caratteristica principale e importante, secondo me, in situazioni di mercato come quella che stiamo vivendo, dei certificati a capitale condizionatamente protetto. Ma se poi dobbiamo ragionare in generale sul contesto di mercato, mi viene, come giustamente aveva citato Luca, da pensare anche a certificati a leva e soprattutto a leva dinamica, che mai come in momenti come questo possono tornare utili per andare a strutturare delle coperture di portafogli diversificati esposti su vari indici globali come quelli degli italiani. Certo, certo, ottimo. Allora, come in tutte le tavole rotonde che si rispettino, il ruolo del moderatore in questo caso sono io, anche quello di fare un po' l'arbitro. Allora, vi dico che sono le 11:45, quindi abbiamo 15 minuti, dovremo parlare ancora di X cose, lo faremo magari in modo più veloce, però vado subito da Pierpaolo, ve lo dico perché almeno così cerchiamo di dosare bene i tempi. Pierpaolo, ti chiedo come sempre anche qui di fare una sintesi e poi di tenerti pronto perché a turno diciamo i nostri ospiti andranno a citare uno strumento che tu mostrerai, così vediamo le caratteristiche. Sintesi rispetto alle tipologie di cui hanno parlato appunto i tuoi colleghi, Pierpaolo. Sì, io mi sono segnato tre cose che insomma, sulle quali vorrei fare una breve sintesi. Allora, innanzitutto, per quello che riguarda l'aspetto dei maxi coupon, vorrei che fosse sottolineato la loro efficienza fiscale, un po' come per tutti i certificati, ma in particolare sappiamo che, essendoci delle minusvalenze che scadono dopo 4 anni, il 31 dicembre 2021 scadranno quelle del 2017. Quindi ecco, questa tipologia di certificati è probabilmente quella un po' più utile in ottica di recupero delle minusvalenze che stanno per scadere, perché c'è questo primo maxi premio più importante che verrà pagato entro l'anno. E quindi, se ci rivolgiamo ad una platea di consulenti, di private, ma anche semplicemente di investitori, ecco, abbiamo individuato il prodotto giusto, ovvero quello che consente di recuperare un po' più in maniera un po' più sostanziosa le minusvalenze che andranno in scadenza a fine anno. E questo era molto sinteticamente il primo passaggio. Il secondo, non vorrei che passasse il messaggio che questo sembri un simposio di shortisti, perché un po' tutti abbiamo definito questo mercato sui massimi, con VIX sui minimi, e quindi quasi come se fossimo lì a tirare. Esatto, hai ragione. Ecco, non è così, però naturalmente proprio le caratteristiche dei certificati permettono di anticipare, cioè di prevenire, è un po' questo l'aspetto a mio avviso da sottolineare in questo caso, perché io mi metto nei panni del consulente, del private, di colui che pianifica un asset allocation, e naturalmente avendo a disposizione gli strumenti cosiddetti tradizionali, cosa fa? Eventualmente inizia ad introdurre qualche strumento short, che può essere un ETF se non conosce i certificati, o magari riduce l'esposizione azionaria. Se però il mercato poi non scende, in realtà si ritrova a perdere sulla componente short o a non aver guadagnato sulla componente long. Invece la caratteristica che rende i certificati estremamente efficaci è che, se i mercati non dovessero scendere, continuano a far guadagnare. Quindi quello che noi stiamo dicendo è: ci creiamo una protezione condizionata, diamo la possibilità al portafoglio di essere resiliente, quindi di perdere meno. Poi, se invece arriva un crollo, purtroppo la perdita alla fine si subisce, ma quantomeno fino a quel meno 40, meno 30, meno 50, a seconda della tipologia, siamo protetti. Però se in questo mercato non scende, va benissimo, perché si guadagna anche a doppia cifra. E questa è la differenza sostanziale dall'utilizzare strumenti di copertura che i consulenti più abili magari sanno scegliere. Certo. E quindi arriviamo poi all'aspetto invece dei tre prodotti su cui ci concentreremo maggiormente. Sì. Che sono appunto quelli citati, ovvero gli airbag, i fixed cash collect
e la tipologia degli step down barra decreasing a seconda del volume. Ok, allora partiamo proprio da Riccardo Falcolini con le caratteristiche dello strumento che ha scelto e naturalmente con Pierpaolo andiamo a vedere le caratteristiche visivamente, così possiamo avere ancora più chiara la situazione. Riccardo. Esatto, mi avvalgo insomma degli utili strumenti di Pierpaolo e delle conoscenze, delle esperienze insomma per parlare del nostro prodotto. Tra i tantissimi prodotti in quotazione sono andato ad identificare una struttura molto carina, che è appunto quella di un Fixed Cash Collect, in quanto i Fixed Cash Collect stanno riscuotendo un grandissimo successo sul mercato. Allora, come funziona? Intanto vediamo anche l'ISIN, giusto magari così se è di interesse per la clientela, qualora dovesse interessare. Sì, vediamo un po' male la schermata, adesso la sistemiamo, vediamo un attimino cosa possiamo fare perché così non si vede assolutamente nulla. Sì, stanno procedendo dalla regia. Allora, intanto Riccardo, okay, tu comincia a raccontarci, poi lo vedremo perfetto, anche meglio, ok? Perfetto. Allora, come i Cash Collect, come abbiamo indicato in precedenza, questo prodotto ricade all'interno della famiglia di Cash Collect e come Cash Collect permette di incassare un premio con varie frequenze, con una frequenza predeterminata dall'emittente in fase di strutturazione. Qual è la particolarità di questo prodotto? La particolarità del Fixed Cash Collect è quella di pagare un premio incondizionato, quindi indipendentemente dall'andamento del prodotto sottostante, ok? E quindi questo a livello generale il funzionamento del prodotto. Venendo al nostro ISIN, all'ISIN che è DE000HV4M di Milano 9A8, che ha evidenziato poc'anzi, sta evidenziando ora Pierpaolo, è un prodotto scritto sul sottostante Intesa San Paolo con una maturity, quindi una scadenza di giugno 2024. Ricordiamo che è uno strumento quotato su CertX di Euro TLX e prevede una barriera di protezione, ricordiamo ancora una volta è un certificato a capitale condizionatamente protetto, una barriera di protezione che è posta a 1,50,075. E almeno io dal nostro sito Pierpaolo vedo questo, da te è indicato 1,59 dalla tua schermata, comunque sì, diciamo in area non è un esatto, okay. Posta al 70% del valore di fixing iniziale, valore di fixing 2,27,55. Come si comporta il prodotto? Il prodotto si comporta in questo modo: paga una cedola mensile di 50 centesimi di 0,50 indipendentemente dall'andamento del sottostante Intesa San Paolo. Quindi da chi viene consultato? Viene consultato dalla clientela piuttosto che dal consulente, che è alla ricerca di un rendimento costante nel tempo e che non sia influenzato dall'andamento appunto dell'azione Intesa, ma voglia sempre rimanere con un focus su Intesa San Paolo. Come si comporta a scadenza? A scadenza abbiamo due scenari, salvo appunto che il cliente lo voglia portare a scadenza, perché ricordiamo sono prodotti sempre liquidabili in anticipo. Due scenari: il sottostante Intesa San Paolo chiude al di sopra della barriera e quindi viene rimborsato il valore nominale che è 100 più viene pagata l'ultima cedola che è 0,50, quindi il rimborso sarà 100 più 0,50. Scenario diciamo negativo, nel caso in cui Intesa San Paolo dovesse chiudere al di sotto della barriera, in questo caso il rimborso sarà tanto più basso quanto peggiore sarà la performance del sottostante, quindi quanto più Intesa sarà calata di prezzo tanto più basso sarà il valore di rimborso del nostro certificato e ovviamente non verrà pagata l'ultimo coupon, okay, in quanto è un coupon condizionato al rispetto della barriera. Pierpaolo ci sta facendo vedere degli scenari interessanti su come si comporta il prodotto a scadenza. Lascio a lui eventualmente commentare gli strumenti del CedLab appunto eventuali caratteristiche, positività e negatività di questo prodotto. Ok, un commento da parte di Pierpaolo, poi andiamo col secondo prodotto con Luca. Allora Pierpaolo. Sì, molto rapidamente, da qui si può capire, comprando oggi questo certificato, cosa accadrà alla scadenza naturale del 2024 mantenendolo in portafoglio. Quindi, come detto, se uno se lo vuole vendere prima, se lo vende e lo capisce da solo se sta guadagnando o meno. Se invece lo porta alla scadenza di giugno 2024, cosa succede? Naturalmente noi non possiamo sapere Intesa dove si troverà,
ma possiamo dire quale guadagno otterremo e quale perdita subiremo se invece Intesa si fermerà ad esempio a più 20% rispetto ad oggi o a meno 50% rispetto ad oggi. Ecco, qui si apprezza quindi nella riga PNL certificato quello che è il guadagno che si potrà ottenere tenendo conto di tutte le cedole incondizionate che verranno pagate. Quindi sinteticamente, se Intesa salirà, rimarrà ferma o perderà anche il 35% da adesso, l'investitore comprando oggi il certificato guadagnerà il 13,2%, ovvero il 5% okay. annualizzato. Se Intesa dovesse perdere più del 35%, ovviamente quelle cedole incondizionate forniranno un cuscinetto alle perdite. Ed ecco quindi che ad esempio a fronte di un meno 35,01, per capirci, la perdita sarebbe del 17%, quindi comunque meglio. Ecco perché prima dicevamo riduce il rischio. Fino a meno 35 non perdi e sotto meno 35 perdi di meno. Okay, come la paghi okay. questa maggiore difensività? Col fatto che più del 13% in 2 anni e mezzo non puoi guadagnare. Ok, chiarissimo, grazie anche per queste precisazioni che servono a livello operativo ai nostri amici. Allora, Luca, andiamo col tuo prodotto. Sì, questo, diciamo, guardavo anche l'orologio, quindi cerco di essere molto veloce. Anche sì, vi ringrazio, arriviamo. Diciamo, chiarezza, ma per lasciare ovviamente il giusto spazio anche al collega. Sì. E poi magari ecco lasciamo i riferimenti così per bravissimo, stavo dicendo questo, stavo dicendo poi diamo tutti i vostri contatti, non ti preoccupare perché poi giustamente bisogna approfondire le cose indipendentemente da quello che si riesce a fare in diretta. Prego, sì, Luca. Assolutamente. Sì. Magari io qui andrei semplicemente a fare degli highlight. Questo è un prodotto, Pierpaolo, che credo tu abbia preso tra la nostra gamma di Step Down Cash Collect. È un prodotto che innanzitutto è iscritto su Leonardo, Mediobanca e Moncler, quindi è un basket che rappresenta un po', se vogliamo, delle eccellenze in vari ambiti italiane. È un prodotto che tra l'altro ha avuto con Leonardo, che ha avuto quella discesa negli ultimi giorni, quindi ha un prezzo che può essere ancora in lettera molto interessante e, come dicevamo prima, ha la caratteristica step down, quindi è un prodotto che pagherà i premi dello 0,8, che quindi parliamo di un 9,6% annuo, se lo prendiamo annuo, per discese dei sottostanti fino al 70%, proprio perché l'ultima barriera per tutto l'ultimo anno è al 30%. Sì. Tra l'altro effetto memoria, quindi potremmo avere anche delle situazioni in cui scossoni di mercato, no? Dicevamo prima riduzione della volatilità, potremmo avere una situazione in cui non viene pagato ma potrà sempre essere recuperato anche nelle valutazioni successive quando magari poi i mercati si ristabilizzano. Quindi il prodotto è in grado di pagare un premio fino al 9,6% per anno anche in caso di ribassi delle azioni sottostanti fino al meno 70. Lascerei e andrei direttamente a questa tabella perché poi, come dicevamo prima, sono prodotti che riescono a pagare rendimento importante durante la loro vita ma anche hanno un forte accento su quella che è la protezione a scadenza e qui ringrazio per Paolo e CedLab che ha questo strumento che è l'analisi di scenario perché lo fa capire davvero in maniera molto molto facile e intuitiva, per cui per Paolo ti lascio la parola su questo. Sì, sì, qui possiamo vedere come effettivamente questo meccanismo di trigger decrescente, il trigger è il grilletto che attiva il pagamento della cedola, poi aiuti proprio a proteggere anche negli scenari più negativi. Quindi è vero che di base la barriera è a meno 22% da oggi sul titolo più debole che è Leonardo, che è quello che comanda tra i tre, però grazie al meccanismo di pagamento delle cedole fino a meno 70% vediamo che in realtà se Leonardo dovesse perdere il 30% da oggi, al lato pratico noi comprandolo in questo momento il certificato perderemmo solo l'8%, quindi altra caratteristica resiliente. Ma questa capacità di difendere che agisce, come vediamo, anche a meno 50 dimezzando le perdite, perché a fronte di un meno 50 si perderebbe il 26%, questa caratteristica non va ad inficiare sul potenziale rendimento, ed è quello che si è detto prima, ovvero non è uno strumento ribassista, è uno strumento che ci protegge dalle discese anche marcate dei titoli azionari, ma ci prospetta un rendimento annualizzato del 9,68, quindi stiamo ragionando su un rendimento quasi a doppia cifra su azioni,
che sono, come dicevamo prima, un po' l'eccellenza del nostro mercato, sì, poi alcune un po' di più, alcune meno, ma avendo una struttura, cioè in questo momento intendo, ma avendo una struttura comunque molto difensiva. Questo schema dello step down, no, decreasing coupon, a mio avviso sarà comunque una delle strutture che più funzioneranno anche nei prossimi tempi, proprio perché il mercato le sta conoscendo oggi. Con l'airbag ha avuto 3 o 4 anni di tempo a disposizione per apprezzarli. Oggi, a mio avviso, bisogna capire come funzionano questi, e sono estremamente efficienti come strumenti. Ok, Jacopo, terzo strumento che presentiamo oggi. Eccomi, sarò breve anch'io, anche perché poi le caratteristiche di questo step down di BNP, soglia bonus decrescente di Vontobel, ormai decreasing coupon di CedLab, sono più o meno le stesse in termini di protezione. Mi viene da dire una sola considerazione: la resilienza di prezzo in caso di discese dei sottostanti. Sono anche certificati airbag e anche decreasing coupon che tengono bene, e anche fixed cash collect, che tengono bene il prezzo, proprio perché nella struttura vengono prezzati questi premi che andranno pagati, e l'opzione airbag nel caso degli airbag. Piccola parentesi, scusate, nel caso specifico Pierpaolo hai scelto all'interno delle ultime emissioni di airbag, in questo caso siamo in Germania, settore automotive più Varta, quindi batterie, classico airbag, barriera al 60%, tutti i titoli in questo momento sono sopra strike. È un cash collect memory classico che paga cedole dello 0,68 su base mensile, facoltà di rimborso anticipato a partire da gennaio 2022. In questo caso la soglia bonus, quindi il trigger di cui parlava Pierpaolo, è fisso al 60%, i premi quindi verranno pagati fino a un meno 40 di tutti i sottostanti. L'analisi di scenario, andiamo direttamente lì, è abbastanza spiegativa, perché non solo c'è la protezione classica della barriera come in tutti i prodotti che hanno presentato i colleghi, ma in questo caso proprio lo strike posizionato all'altezza della barriera consente di calcolare le perdite non dallo strike price come accade nei cash collect memory, ma dalla barriera stessa. E in questo caso quindi il cuscinetto di protezione è un'opzione e non i premi. Sono sempre opzioni, ma non i premi che vengono, sì, pagati dai certificati dei colleghi. Pierpaolo, lascio a te, dico solo che avessimo avuto più tempo sarebbe stato interessante utilizzare la vostra funzione Merge per unirli tutti e tre e vedere un portafoglio al 33% con rischio emittente. Hai ragione, su questi prodotti difensivi. È vero. Allora, Pierpaolo. Vero, grazie Jacopo. Allora, qui vediamo la fotografia. In questo caso il rendimento annualizzato target dell'8,14 fino a meno 41%, quindi abbiamo uno step che continua a scendere, cioè uno scalino che scende ancora verso il basso per quello che riguarda la protezione, e meno 50% se il titolo peggiore dovesse perdere il 50%, si limiterebbero le perdite al 15%. Ci tengo però a far, diciamo così, questa analisi comparativa. Non soffermiamoci solamente al fatto che questo rende l'8% fino a meno 41 e a meno 50 perde il 15, rispetto ad esempio al primo certificato che abbiamo visto su Enel, che aveva un rendimento dimezzato rispetto a questo e un margine molto inferiore. È evidente che cambiano i sottostanti, quindi il grado di rischiosità del prodotto è dato dalla componente del sottostante. Una cosa è investire solo su Enel, un'altra è investire su un basket composto da 4 titoli che hanno maggiore volatilità, ma soprattutto dove, comandando il peggiore, c'è maggiore rischio che uno possa scendere e magari gli altri no. Quindi in realtà per questo comprendo bene quanto detto da Jacopo a proposito di prenderli tutti e tre, perché naturalmente non sono delle repliche, cioè non sono prodotti che devono essere alternativi, sono complementari. Sì, si può benissimo scegliere uno strumento più difensivo e mettere magari un po' di pepe in più negli ultimi due che abbiamo visto. E questo è un po' quello che, e in tutti e tre i casi, in ogni caso, per ribadire,
il concetto di base è la resilienza, cioè questa capacità di resistere sia alla scadenza ma anche nel durante alle discese che eventualmente dovessero verificarsi. Ok, allora Pierpaolo ti chiedo di togliere la condivisione così poi vi vediamo di nuovo tutti. Ecco, allora io dico a chi ci segue che avremmo voluto affrontare un altro punto della questione, cioè ESG, diciamo le possibilità anche tra i certificati di essere più virtuosi. Adesso io semplifico molto, naturalmente parliamo di fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento. Peraltro stavo proprio leggendo poco fa una domanda, scusate, una notizia, attenzione, perché è stato stabilito che per danni climatici perdiamo solo per questo il 4% del PIL, quindi è un tema che bisognerà affrontare nel vero senso della parola. Mi spiace non poterlo fare oggi, ma insomma abbiamo preferito, diciamo così, approfondire magari dei concetti che per chi conosce il mondo dei certificati probabilmente sono anche scontati e banali, ma per chi invece deve e vuole approfondire non lo sono. Quindi insomma mi auguro che, mi rivolgo anche ai miei relatori, che seppur limitandoci siamo riusciti a dire molte molte cose. Che ne dite? Beh, assolutamente. Allora, esatto. Se non chiedi, qui non parla nessuno per educazione. Però no, per quanto mi riguarda, naturalmente era difficile sintetizzare il tutto, ma credo che sia riusciti quantomeno a contestualizzare le varie tipologie, sì, dai, poi naturalmente esatto, gli eventi per approfondire. Allora, esatto, però Pierpaolo, dopo sento anche gli altri, ricorda il tuo contatto, ci tengo a dare i contatti diretti di tutti voi, così possono scrivervi e contattarvi i nostri telespettatori. Sì, Certificati e Derivati è il contatto, la società Certificati e Derivati, quindi una classica email di contatto info@certificatiederivati.it. Ok, allora Jacopo, adesso vi chiamo giustamente, se no parlate tutti insieme o non parla nessuno. Allora, stessa cosa a te, siamo riusciti un po' a dire il grosso e poi ricorda il tuo contatto. Ah, direi che abbiamo fatto il massimo nel tempo a disposizione, poi ci saranno, spero, altri eventi come questo, perché li ritengo importantissimi proprio per l'educazione finanziaria su questo strumento. Per i nostri contatti, noi siamo di base a Francoforte, ma siamo a disposizione a una hotline dedicata anche per gli investitori italiani, il numero 800 798 693. Abbiamo una casella mail che è certificati@fontobel.com. Chiaramente tutti i riferimenti per guardare le emissioni, anche i prodotti di cui abbiamo parlato, certificati.fontobel.com. Mm-hmm. Sì, poi appuntamenti ce ne saranno, già avrete visto in sovrimpressione passare il nostro banner con il prossimo appuntamento della Asset Management TV Week per la primavera del 2021. Questa è l'edizione invernale. Eccolo qui, la regia pronta a mostrarvelo nuovamente. Allora, Luca, stessa cosa a te. No, beh, io intanto vi ringrazio per l'invito ed è stato veramente un bel momento, anche non capita spesso di confrontarci tra vari emittenti e mettere a fattor comune tutte le nostre idee e un po' il momento di mercato, e quindi grazie mille in primis. Poi effettivamente le attività di formazione, anche fatte invece singolarmente da ogni singolo emittente, non mancano, per cui anch'io do il sito, che è investimenti.bnpparibas.it. Qui devo dire è la base di lavoro sia per sapere valutazione, documentazione, tutto ciò che c'è da sapere sui nostri certificati, e anche l'attività di formazione con tutta la pipeline di webinar che abbiamo, oltre ai nostri contatti che sono anche quelli presenti sul sito. Per cui io sono Luca Comunian, per qualsiasi cosa, tra l'altro noi abbiamo un team sull'Italia che vanta una decina di persone, per cui abbiamo una presenza molto forte sul mercato locale, e a questi numeri, a questo numero verde che abbiamo anche dedicato, risponde direttamente il nostro team dall'Italia, per cui direi che la possibilità di contattarci non manca. D'accordo, grazie Luca. Riccardo Falcolini, chiudiamo il cerchio con te. Eccoci, allora ricordo intanto in primis il sito www.investimenti.unicredit.it, dove potrete trovare tutti i nostri prodotti attualmente in quotazione, quindi tutta la gamma di prodotti strutturati, gli appuntamenti di formazione, webinar, TV,
puntate TV registrate ovviamente in tua compagnia, Manuela, in compagnia di Pierpaolo e degli altri amici che ci accompagnano. I nostri contatti info.investimenti@unicredit.it e il nostro hotline che è 800 01 11 22. Manuela, prima di salutare e ringraziare ovviamente Luca, Jacopo e Pierpaolo, mi devo scusare con Pierpaolo, ma purtroppo la vecchiaia Pierpaolo fa dei brutti scherzi. Avendo uno schermo leggermente più lontano dall'altro, avevo visto un numero, un valore di barriera diverso da quello che era presente sul sito di Pierpaolo, quindi mi scuso. Vabbè, ammissione di colpa, no, in diretta, esatto, va bene, giustamente, va bene, così abbiamo scoperto chi è che aveva sbagliato. Guarda, beh, ovviamente un po'. Sempre io sbaglio, assolutamente. Vabbè. Manuela, sì. Grazie ancora a te per l'ospitalità. Ci mancherebbe. È stato veramente un appuntamento molto importante e buona formazione. Grazie, ma sapete che le Fonti TV cerca sempre di dedicare questi spazi, di aprire questi spazi proprio non solo, insomma, che comprendono tanti aspetti, lo avete visto, educational, di presentazione, di analisi, no, nel dettaglio di quello che viene proposto. Quindi insomma, io ringrazio voi perché poi in momenti come questo, un po' più ampi, come le tavole rotonde, si riesce a fare di più. A ritroso saluto ancora tutti, Riccardo Falcolini, Luca Comunian, Jacopo Fiaschini e Pierpaolo Scandurra, grazie per essere stati con me naturalmente. E alla prossima edizione, insomma, poi sicuramente al prossimo momento dedicato, mettiamola così. Buona giornata. Buona giornata, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie. Allora, per tutti voi, grazie per averci seguiti. Vi ricordo, sul nostro sito, nella sezione calendario eventi, trovate i nostri eventi, appunto quello di questa settimana, l'Asset Management TV Week, ma poi ce ne sono altri. Quindi vi invito a collegarvi con noi e restare collegati, perché ci guardate da qui, però anche nelle altre sezioni. Che dire, vi saluto, vi ringrazio per averci seguiti in tutta la mattinata, vi ricordo che adesso il nostro palinsesto prosegue con i nostri approfondimenti e poi torniamo live alle 14.30, peraltro con altri momenti dedicati all'asset management. Grazie, buona giornata.